amigo! Oggi ci andiamo giù pesantissimo con tre feel classici del rock, hard rock, heavy metal che, se fai questo genere, devono far parte assolutamente del tuo vocabolario. Li avrei sentiti suonare da tutti i più grandi: John Bonham, Dave Grohl, Neil Peart, Nico McBrain, Vinnie Paul, Mike Portnoy, Dean Castronovo. Tutti hanno nel proprio vocabolario questi feel che non solo si possono usare all'interno dei groove, ma ti farò vedere alla fine di questo video come puoi anche usarli per fare i finali, sai, quando finisci il pezzo e non sai mai come chiudere. Ti voglio dare qualche idea. In più, per aiutarti a studiare meglio questi feel, ho creato anche un PDF gratuito con la partitura di ogni singolo feel e link all'esercizio audio dove ti puoi esercitare da lento a veloce. Puoi scaricare il PDF gratuitamente cliccando sul link nelle note. Andiamo al dunque, feel numero 1, super classico. Rullante, tom, timpano, cassa, quattro colpi ravvicinati. Te lo faccio da lento a veloce. Non è un feel particolarmente difficile, ma richiede coordinazione, di fare in modo che i colpi siano ben distinti tra loro, soprattutto quando vai in velocità. Queste quattro note sono la base del feel, che poi eventualmente puoi ampliare con altre cose come flam, colpi di cassa, ad esempio. Numero 2, questo è uno schiaffone in faccia. Tre colpi, mano destra, mano sinistra, cassa, oppure al contrario se sei mancino. Quindi te lo faccio sentire prima sul rullante, da lento a veloce. Vado a orchestrare sul kit, quindi comincio a muovermi sui tom in maniera abbastanza random, ok? Se voglio dare un di più, posso anche aggiungere il Charleston. Per esempio, se ti vai a sentire il famosissimo solo The Mule di Ian Paice in Made in Japan, sentirai a un certo punto questa cosa. Con sempre sotto il Charleston. Quindi questa è una variante che fa così. Feel numero 3, anche questa è una vera bomba, te lo faccio sentire. Prima sul rullante, lo sticking delle mani è sempre alternato, destra a sinistra, fai attenzione, bello lento. Te lo faccio sentire anche tra tom e rullante, che magari ti può aiutare. Come ti dicevo all'inizio del video, se non sai cosa fare quando fai i finali delle canzoni e c'hai quel trapum, pam, ora lì ognuno fa quello che gli pare, non è che c'è una regola precisa, però diciamo che con questi tre feel ti puoi creare un po' di vocabolario alternandoli tra loro. Ti faccio sentire un'idea.